Bentornati amici nella cucina per tutti, come state? Dopo aver caricato nell'ultimo video la ricetta per fare il ragù, oggi proprio con quel ragù facciamo delle lasagne veramente top. Vi farò vedere anche quando presenterò gli ingredienti un'altra cosa che cucineremo insieme oggi e poi possiamo proseguire con l'assemblamento delle lasagne. Quindi se siamo curiosi di vedere come assemblare e come preparare quest'ottimo classico della cucina italiana, io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti per due o tre persone. Ci serviranno 500 g di ragù che abbiamo precedentemente cucinato, del parmigiano già grattugiato. Per quanto riguarda la sfoglia della pasta, io utilizzo quella secca. Questa è già pronta all'uso e ha una cottura di circa 25 minuti, ma voi potete tranquillamente utilizzare anche le sfoglie di pasta fresca. Poi, come vedete, non c'è la besciamella tra gli ingredienti, l'andiamo a preparare noi per rendere il piatto più buono. Allora, io in un pentolino ho già messo 500 ml di latte intero, poi abbiamo 50 g di farina 00, 50 g di burro, un pizzico di sale e ovviamente per dare un buon gusto alla besciamella, un po' di noce moscata. Andiamo quindi prima a preparare la besciamella. Prepariamo due pentolini. In questo io avevo già messo il latte e lo vado ad accendere a fuoco medio. In questo pentolino noi invece accendiamo sempre il fuoco a fuoco basso e mettiamo il burro. Quando si sarà sciolto andiamo anche a mettere la farina. Teniamo ovviamente a portata di mano una frusta affinché la farina non faccia dei grumi. Il burro è ora fuso, noi mettiamo la farina. Mi raccomando, con una frusta cerchiamo di evitare la formazione di grumi. Ecco, vedete? La frusta permette di tenere il composto abbastanza liscio e ovviamente duro, molto denso. Noi aspettiamo che il latte si scaldi ancora un po', ma non deve arrivare a ebollizione. Piano piano noi andiamo a inserire quindi il latte all'interno del burro e della farina e poi andiamo ad aggiustare di sale e andiamo a mettere anche la noce moscata. Teniamo il fuoco acceso sotto la farina e il burro e il latte ha raggiunto la sua temperatura, glielo andiamo a mettere piano piano dentro, avendo cura con la frusta di far amalgamare bene tutti quanti gli ingredienti. Possiamo anche a filo fare questa operazione, vedete? Noi andiamo a incorporare tutti quanti gli ingredienti. Ecco, vedete? Ha ricominciato a bollire e si sta addensando davvero molto bene. La teniamo per circa 30 secondi ancora. E poi spegniamo il fuoco, la andiamo a mettere all'interno di una ciotola e la facciamo intiepidire. Ok, il vantaggio di preparare la besciamella fatta in casa ovviamente è che aumentiamo di molto la qualità della nostra lasagna. Allora, io ho preparato, come vedete, una pirofila per due o tre persone. Vado a mettere sul fondo un po' di ragù in questo modo. Questo ci servirà perché quando poi andiamo a mettere la pasta, dopo la cottura la tagliamo e la stacchiamo più velocemente, eh? Permettiamo di non far attaccare sul fondo la nostra pasta. Mettiamo anche un po' di besciamella in questo modo. Ora prendiamo le nostre sfoglie, togliamo un pezzettino d'angolo e andiamo a metterle nella pirofila. Vedete, il vantaggio di avere un ragù denso, ristretto come questo, vi dà la possibilità quando andate a mangiare di vedere tutte quante le sfoglie e ovviamente anche l'occhio vuole la sua parte, oltre che le nostre papille gustative. Mettiamo un po' di besciamella e poi continuiamo con gli strati. Faccio vedere che io anche nel mezzo ci metto un po' di formaggio, un po' di parmigiano grattugiato. Ci siamo quasi, stiamo completando gli strati. Mettiamo ancora un po' di parmigiano grattugiato nel mezzo.
E continuiamo con la preparazione e l'assemblamento delle lasagne. Ok, abbiamo completato tutte le operazioni. Allora, sopra andiamo a mettere abbondante parmigiano, ovviamente, per fargli fare una bella crosticina superiore. Abbiamo detto che dobbiamo infornare per 25 minuti perché le sfoglie che noi abbiamo utilizzato di pasta all'uovo secca sono già pronte all'uso. Per la cottura delle lasagne, come potete vedere, ho portato il forno a 190 gradi. Le mettiamo in forno nella parte centrale per 25 minuti. Ci vediamo dopo. Le lasagne hanno terminato la cottura, il tempo è trascorso. Allora, il formaggio non ha fatto ancora quel bel colore bruno tipico della crosticina che viene a formarsi. Quindi noi rimettiamo la griglia in forno. Chiudiamo e portiamo in posizione di grill il nostro forno per circa 5 o 6 minuti. Poi tiriamo fuori dal forno le lasagne e andiamo con l'impiattamento. Ecco, abbiamo tirato fuori dal forno la lasagna, ha cotto, ma guardate che bella crosticina ha fatto sulla superficie. Davvero bella, me la mangerei tutta. Ora la lasciamo riposare per qualche minuto e poi possiamo andare ad impiattare. Mi raccomando, coltello arrotondato per non rovinare la pirofila. Ecco qua, abbiamo tagliato una bella fetta generosa e la adagiamo sul piatto. Ragazzi, come vedete, le lasagne sono pronte e si vedono le sfoglie. Finalmente la prova preferita penso ormai da tutti, mi conoscete, a ogni fine video quasi faccio sempre la prova dell'assaggio. Beh, andiamo a vedere un po' se i gusti sono equilibrati, visto che abbiamo fatto il ragù fatto in casa, anche la besciamella. Buonissima, davvero equilibrata, davvero top. Vi consiglio di farla come sempre. Ci vediamo quindi alla prossima video ricetta, mi raccomando lasciate commenti, like. E iscrivetevi al canale. Dalla cucina per tutti, un saluto. Ciao ciao ragazzi!